Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Giulia e oggi voglio mostrarvi cosa c'è nel mio zaino. So che l'argomento della scuola inglese e cose del genere qui in Inghilterra interessa molti, quindi ho deciso di mostrarvi cosa c'è dentro. La mia premessa è che non ci sono cose molto interessanti, però cercherò di spiegare praticamente come funziona un po' il sistema inglese scolastico, perché ovviamente la parte principale del video dovrebbe essere lo zaino. Ok, adesso dobbiamo davvero passare a quello che c'è nel mio zaino, sennò questo video si dilungherà per sempre. Questo è il mio zaino, sì. Questo è il mio zaino, è praticamente uno di quei zaini rettangolari che secondo me sono troppo carini. E questo qua è veramente carino perché è un'edizione che è fatta praticamente da bottiglie di plastica riciclata. All'inizio, quando l'ho comprato, ero preoccupata, non so parlare, perché è piuttosto piccolino e io ho bisogno ovviamente di metterci dei raccoglitori che sono piuttosto grandi, però alla fine c'entra praticamente tutto quello che ho bisogno di portare con me ogni giorno, quindi va bene. Quindi se apriamo questo zaino e andiamo nella prima tasca, troviamo il mio astuccio e come vi ho detto prima all'inizio di questo video, non c'è niente di particolare in questo, nel mio zaino perché, soprattutto perché adesso è la fine dell'anno, abbiamo ancora 4 settimane perché finiamo intorno a metà luglio, che è una cosa un po' triste sinceramente perché le vacanze qui sono tipo 6 settimane e non è un periodo molto lungo. Però in cambio ogni 6 settimane abbiamo una o due vacanze, cioè una o due settimane di vacanze. Nel mio astuccio non c'è praticamente niente che uso al momento, c'è un evidenziatore, avevo un sacco di evidenziatori pastelli, pastello, però li ho persi tutti. Li ho persi tutti, non sto scherzando. Li ho comprati tipo 7.000 volte e li ho persi tutti. E le penne, perdo almeno tipo 3 penne a settimana. Ho perso, a questo punto avrò perso tipo 1 milione di penne, non sto scherzando. Ho una penna verde e in Inghilterra si usa la penna verde per correggere. Quindi se abbiamo dei compiti, poi li andiamo a correggere con la penna verde in classe con ovviamente i professori. Un righello, una penna blu che non utilizzo perché non scrivo in blu, un altro evidenziatore. Come vi stavo dicendo prima, ho comprato tipo tutti i tipi di evidenziatore pastello. Ho comprato questi qua ciccioni, ho comprato quelli piccolini, ho comprato questi qui lunghi e li ho persi tutti. Una matita, un evidenziatore non pastello e non so perché ho un pennarello rosso. E tra l'altro è uno dei pennarelli della Giotto. Quando ritorno in Italia, cioè quando ritorno, quando vengo in Italia, non vedo l'ora di prendere, di comprarmi i pennarelli Giotto, cioè me ne comprerò tipo 7 scatole perché sono il mio vero amore. Una cosa interessante dell'Inghilterra è che quando sono venuta qui nessuno aveva niente, cioè nessuno aveva righelli, nessuno aveva come si chiamano, forbici, nessuno aveva colla e io ero tipo cosa sta succedendo? Perché nessuno ha niente? Però in realtà la scuola vi dà queste materie, quindi la maggior parte delle persone non le portano. Poi ho un ombrello perché praticamente in Inghilterra piove sempre, cioè non sto scherzando, queste 2 settimane ha piovuto, queste 3 settimane, le ultime 3 settimane ha piovuto ogni giorno. Poi ho uno di questi cosi che letteralmente non so come si chiamino, non mi viene il nome perché in Inghilterra, cioè in Italia non li compravo praticamente mai, e sono questi libricini con della carta dentro. E qui in Inghilterra, cioè con della carta dentro, e tu scrivi le cose e poi li rompi, cioè li stacchi, non li rompi, e ci sono dei buchi e li metti nei tuoi raccoglitori. Non so come si chiamino sinceramente, cioè non mi viene proprio. Fatemi cercare su internet. Google alla riscossa. Pad di ricarica, che è sta roba? Pa 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 pa. Cioè, mi devo trasferire il telefono in italiano perché questa cosa mi sta dando fastidio. Come si chiamano? Ricambi, ecco come si chiamano. Ricambi, oh mio Dio, ci è voluto un sacco di tempo. Però io non riesco a trovare quelli rinforzati. Questa cosa ovviamente significa che la maggior parte dei miei fogli, il margine qui è staccato, è tutto rotto e cadono ovunque. Per questo ho bisogno di fogli rinforzati. Quando vengo in Italia comprerò anche quelli. Non sto scherzando, cioè è un po' un problema perché in Inghilterra, nonostante ci siano tante stupidaggini quando vai in cartoleria, non ci sono praticamente tutte le cose di cui hai davvero bisogno. Cioè ci sono delle stronzate, ma non ci sono le cose
che ti servono davvero. Per esempio, in Inghilterra non ci sono quaderni. Quando dico non ci sono quaderni, intendo non ci sono quaderni. E gli unici quaderni che puoi trovare in cartoleria costano tipo £1,70, una cosa del genere, che è tipo 2 euro. E sono questi qua, questi libri, ho detto libri, voglio dire quaderni. Questi quaderni che sono praticamente creati da un'azienda che li provvede per la scuola. Perché in Inghilterra quando vai a scuola ti danno i quaderni, cioè ti danno i quaderni che devi utilizzare, almeno che non vuoi utilizzare un raccoglitore con un raccoglitore quelli là d'anelli, ti danno loro i quaderni. E gli unici quaderni che trovi sono questi qui, cioè non ci sono altri quaderni, ci sono differenti colori e ci sono quelli lì a 4 e quelli lì a 5. Però questo è tutto, cioè ci sono questi quaderni che sono brutti, onestamente brutti e semplici, non hanno niente di particolare. E so di avere 17 anni quasi adesso e di non essere più un bambino e non voglio i quaderni di Barbie o qualcosa del genere, però che cos'è questa cosa? Sono brutti. Come stavo dicendo, in Inghilterra si utilizzano molto i raccoglitori ad anelli e questi sono i miei raccoglitori, quindi ne ho due e oggi ho avuto, vi spiego un attimo la mia giornata di oggi. Praticamente al college non hai lezioni tutto il giorno. Dato che io vado a un sixth form e non vado a un college, devo stare a scuola la mattina per fare praticamente una registrazione, si chiama, praticamente il registro, per fare il registro la mattina per vedere chi sta a scuola e chi non sta a scuola. Di mattina alle 8:35, dipende ovviamente l'orario da ogni scuola, poi vado nella mia classe. E praticamente cosa vuol dire con la mia classe? Si chiamano forms in Inghilterra e è praticamente una classe di persone, però è solamente una classe del registro praticamente. E c'è un insegnante e lui è il nostro form tutor, quindi qualsiasi problema noi abbiamo andiamo da questo tizio, oppure se c'è un'assemblea o una cosa del genere, lui ci informa di tutte queste cose che stanno succedendo nella scuola. Il nostro form, quindi, è solamente quella classe, è solamente una classe dove facciamo l'appello, e cioè non siamo niente di particolare, semplicemente la nostra classe per l'appello. Io arrivo a scuola intorno alle 8:10 ogni mattina e poi alle 8:30 vado a fare l'appello in quella classe, nel mio form. E poi alle 8:50 inizia il mio giorno e non ho lezioni per le prime 3 ore, quindi non ho lezioni per la prima ora, la seconda ora, poi ovviamente c'è una break che dura 15 minuti, c'è una specie di, come si chiama, break? Una ricreazione, e poi c'è un'altra ora e non ho nessuna lezione lì. Potrei non stare a scuola durante quelle ore, però scelgo di stare a scuola perché se voglio andare a casa dalla mia scuola, quindi da scuola mia se voglio andare a casa ci vuole tipo 1:40, sì 1:40, perché devo prendere 2 bus, uno dalla mia scuola al centro della città e poi dal centro della città a casa mia. Il giorno è praticamente, invece di essere diviso in ore, quindi prima ora, seconda ora, terza ora, è diviso in periods, praticamente una lezione, un period dura, nella mia scuola dura 50 minuti, nell'altra mia scuola, quindi nella mia medie, durava 1 ora. Vi faccio vedere anzi qui il mio timetable. Tutti quelli blu sono tipo i miei periods, quindi le mie lezioni dove non avevo nessuna lezione, non avevo nessuna classe. E io scelgo di solito di o andare in biblioteca perché mi servono i computer, oppure vado nell'edificio dove si fa arte e lì ci stanno tutti i computer e utilizzo quei computer. E per le prime 3 ore ho fatto politica perché le ultime 2 ore, quindi se vedete qui sotto le ultime 2 ore, le ultime 2 lezioni, scusate, del giorno, avevo 2 lezioni di politica. Praticamente dovevamo avere tipo una discussione e mi stavo informando e stavo facendo un po' una ricerca praticamente. E quindi dopo queste 3 ore sono andata a la mia prima classe, che era economia. Per economia nel mio zaino c'è questo raccoglitore, quindi tranne per matematica ho 2 professori per ogni corso e ogni professore insegna una parte diversa del corso, completamente diversa. Per esempio economia è divisa in micro e macro e oggi ho avuto macro, quindi ho portato il mio raccoglitore di macro e qui ci sono tutte le cose che ho fatto e ovviamente ho utilizzato uno di questi, come si chiamano questi libricini? Onestamente a questo punto questa cosa è imbarazzante. Insomma, ho scritto tutti i miei appunti qui. In Inghilterra
non ci sono le lavagne quelle là con i gessi. In Italia, cioè a scuola mia in Italia le medie avevano lavagne con i gessi, ma in Inghilterra ci sono quelle lavagne bianche dove scrivi con il pennarello. Però la maggior parte del lavoro viene fatto, cioè la maggior parte degli appunti vengono scritti dalle lavagne digitali. Avete presente le lavagne digitali? Quelle là, non mi ricordo come si chiamano, però lavagne digitali. E praticamente sono connesse a un computer, il computer dell'insegnante, del professore, e loro creano dei PowerPoints per ogni lezione e insegnano invece di insegnare con un libro, perché sinceramente alle medie non ho utilizzato i libri per niente, cioè per niente, c'erano solamente PowerPoints dall'insegnante, però nei A-levels, dato che lo studio è molto più indipendente, ci sono PowerPoints e l'insegnante quindi ha questi PowerPoints che loro creano e li mettono sulla lavagna digitale e noi copiamo e loro spiegano cose, quindi noi scriviamo anche le extra cose, cioè le cose extra che loro dicono e spiegano. Insomma, questo è il mio raccoglitore di economia e qua ci sono schede, ci sono tantissime schede qui. Non è molto interessante sinceramente, cioè. E dopo economia, una delle mie lezioni, quindi non ho nessuna classe, e quello è il mio lunch. La scuola finisce intorno alle 3, quindi devi mangiare. E quindi dopo pranzo, dopo period 5, ho avuto period 6 and 7, politica. Però, in questo caso la mia lezione è stata cancellata perché il mio professore oggi non era qui e io ho portato comunque il mio folder perché ho scoperto che la lezione era stata cancellata dopo economia. Come ho detto prima, avrei potuto semplicemente andare a casa a questo punto perché non avevo più lezioni per il giorno. Sono venuta a scuola praticamente oggi solamente per quei 45 minuti di economia, per quei 50 minuti di economia. Però ho deciso di rimanere perché io prendo il bus della scuola che... Praticamente per prendere il bus della scuola devi aspettare fino a quando la scuola finisce. Avrei potuto prendere il bus normale, però ho deciso di rimanere perché volevo studiare, volevo spendere un po' di tempo con le mie amiche a chiacchierare a pranzo e poi non mi andava di sprecare un'ora e 40 della mia vita su un bus. Dato che sta comunque nel mio zaino vi faccio vedere quello che c'è qui dentro. Non è molto interessante, questa è politica. E questa ex che vedete qui praticamente... un mio amico l'ha fatta perché pensava di essere divertente, ma non lo è stato. E niente, questa è politica inglese, non è molto... cioè non è che non è interessante, sinceramente a me sembra piuttosto interessante, cioè non sembra, per me è piuttosto interessante perché mi interessa, non lo so, mi interessa la politica. Però la maggior parte delle cose qui dentro sono schede, perché io preferisco fare i miei appunti, cioè preferisco... avere i miei appunti digitali. E come vi ho detto prima, dato che i miei fogli non sono rinforzati, tantissimi sono tipo strappati, tantissimi dei buchini sono strappati e le schede pendolano così. Per finire c'è un elastico qui dentro, non so cosa ci sta facendo, ci stia facendo. E poi ho uno spray, un profumino, una cosa del genere. Poi ho del paracetamolo, praticamente la tachipirina e le mie chiavi di casa e due penne nere, le istruzioni della tachipirina, 3 pound e 11 centesimi. E niente, questo è tutto, il mio zaino è vuoto. Spero questo video vi sia piaciuto, almeno tenuto compagnia, e spero l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere se vi interessa il sistema scolastico inglese, non so. So che alcuni lo trovano interessante perché alcuni vogliono tipo spostarsi o cose del genere, o trasferirsi. Niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio, ciao!